Esiste una generazione di ragazzi brillanti, preparati, intraprendenti. I nostri sogni però sono ancora tutti nel cassetto. Noi siamo il presente, ma anche il futuro. Questa crisi. La crisi. Che palle la crisi. La precarietà. Ci fa paura. Ci fanno paura. E alla fine ci accontentiamo. Ragazzi che lottano e si impegnano tutti i giorni. Non voglio accontentarmi. Perché accontentarsi? Accontentarti significa non credere in noi stessi. Se ci tolgono la speranza, cosa sarà? Per costruire il proprio futuro. Io voglio andare alla scuola di fashion design a Manchester. Il mio progetto è di aprire un locale innovativo, moderno, vicino a prodotti di nicchia. Mi piacerebbe prendere degli animali, fare una sorta di pet therapy, ampliare il mio blog con una rivista di moda. Disegnare mobili, le mie idee, venderle e farle piacere agli altri. Ragazzi con dei sogni. Io ho dei sogni. Ma vorrei vederli anche realizzati. Perché non mollo? Perché sono stufa. Perché non ho paura. E perché ci credo. Perché ci metto la testa. E tu? E tu? E tu? Ci metti la testa? 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 E tu? Ci metti la testa? Hai un progetto formativo o imprenditoriale? Iscriviti al concorso Facelook. Mettici la testa. Vai sulla nostra pagina Facebook, leggi il regolamento, invia il tuo progetto e insieme realizzeremo il tuo sogno. Tu ci metti la testa? No, te lo volevo chiedere sì, guarda io. Qua. Io un po' meno. E allora, Facelook. Ragazzi che si impegnano e che insomma ci mettono la testa, che vuol dire? Che cos'è questo Facelook? Io potrei dire che è un'iniziativa per dare una possibilità a chi altrimenti insomma in questo mondo, dicevamo, in questa società altrimenti avrebbe un po' di difficoltà a avere, come dire, quello slancio iniziale per mettere in pratica, per tradurre in concreto le proprie idee. E c'è chi, appunto, dicevamo, in questa società così complessa, c'è chi ha avuto l'idea di dare una possibilità. Ecco, allora, Facelook nasce da un'idea di Marzio Giunti, che l'abbiamo qua, e qua abbiamo anche Laura Politi dell'agenzia Webtitude. Sì. Bene, benvenuti. Allora, grazie. Che dire, come Facelook, che cos'è questo progetto? Non so, io l'ho messa un po' così in sintesi, però raccontaci come nasce e con quale intento. Marzio Giunti è un noto ormai da storico tempo parrucchiere a Pistoia, che insomma, fa il parrucchiere, e con tante idee, una è questa, se non si introduce non si capisce il contesto. Nasce dall'idea di Marzio, che è un parrucchiere. Beh, che vuol dire? Che c'entra un concorso di questo tipo? Ma Paola, che c'entra? C'entra e non c'entra. Deve andare un pochino indietro. Vai, partiamo da lontano, cerchiamo di capire come nasce. Ma io sono una persona a cui piace sempre lavorare. A me piace tanto lavorare, piace tanto fare e costruire. Ovviamente, ora, le situazioni sono difficili, eccetera, eccetera. Nonostante tutto questo, io ho due figli che fanno il mio lavoro, una più grande e una più piccola. Si arriva a un certo punto che questa, oltre a lavorare con me, mi disse: ma io ho qui un altro ragazzo che lavora qui con me, che era... noi vorremmo iniziare un'attività per conto proprio, eccetera, eccetera. Ma bene, fo io. Beh, continua a lavorare con me, si fa un'altra attività, si fa tutto quello che c'è da fare, dove la volete fare, in questo posto, bene, si va a farla. Arrangiatevi, io che sono uno abbastanza all'antica, nel senso, la volete fare, arrangiatevi, tanto cioè, un po' di paracadute, ve lo do, voi, però organizzatevi, beh, questi ragazzi cominciano a fare con l'assistenza di un commercialista che li segua in questa operazione, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, quando si fa un'attività, si va. Non è un problema. Sono tante belle le idee, tante belle le cose, tutto, tanti sogni, ma sogni vanno tradotti in realtà. Sogni costano. Come si fa ora? Beh, è semplice. Fate come una volta, ai tempi del paleolitico mio,
ho fatto io, se non c'avete soldi, voi c'avete i quattrini, se no andate in una banca, qualcosa fanno. Pochino fa io, perché io esempio, soldi un cenonno, siamo gente, si lavora, vi dovete arrangiare. Andate nelle banche, eccetera, eccetera, guarda. Se ve li danno. Se ve li danno. Perché è una parte formativa anche quella, certo, imparare a arrangiarsi. No? Certo. E vabbè, questi belli, contenti, ma danzosi, vanno nelle banche. Vanno uno, vanno un'altra. Una settimana non mi dica nulla, due settimane non mi dica nulla. Dice ragazzi. Alla terza fanno. Non ci danno nulla a nessuno. No, fu io, ma badate. Vabbè, insomma, a farla breve, questi ragazzi, che erano due operai che lavoravano in un'attività, sono intervenuti i genitori, chi li ha sostenuti, ha fatto quello che doveva fare, eccetera, eccetera, e questi ragazzi che avevano voglia di fare. La loro voglia di fare, ma avevano tutto nella mente, nella testa, nel cuore, no? E nelle mani non riuscivano a partire. Gli abbiamo dato una mano e da operai che erano in un'azienda artigiana sono diventati a loro volta piccolissimi imprenditori. E l'attività è partita, così è andata avanti, ora impiegano ma è partita metà, perché altre persone, oltre loro, ormai è consolidata, è andata avanti, è consolidata, funziona e sta funzionando. Beh, e le premesse sono tutte molto buone, ecco, perché se va avanti così anche in un momento difficile come questo. E infatti. Però di lì è nata una domanda. Passa il tempo, passa una cosa, passa un'altra. Nel frattempo, qui si parla di 5 anni fa, nel frattempo tutta questa situazione si evolve nella maniera in cui tutti sappiamo. E un bel giorno, stavo tornando da un viaggio di lavoro, ero in macchina solo, come sempre pensi, no? Dico, però bada te, questi ragazzi, non gli è mica andata male, ma pensa te... Se non ci avevano me. Quanti ce ne sono... che potrebbero avere la stessa possibilità e magari non hanno la fortuna di avere delle famiglie alle spalle che in qualche modo gli danno una spinta, sono condannati a rimanere così tutta la vita. Certo. Perché ora non lo possano fare. Certo, nessuno gli dà credito, diciamo, in partenza. No, nella maniera ma credo assoluta. Proprio anche, credito concretamente. Credito concreto. E allora, siccome... il sentimento ti entra sempre e io sono uno che ama i giovani perché credo che quando si arriva a un'età come la mia si deve mettere l'esperienza a servizio dei giovani, il cuore a servizio dei giovani, ma bisogna portarlo avanti, bisogna dargli slancio. E allora si pensa a come fare. Noi avevamo un vecchio progetto che era il primo Facebook che abbiamo fatto, però era un progetto prettamente edonistico, no? Dove sì, si fa tutte le cosine, aperitivi, tutte le cose. Poi sai, io ho sempre la mania di cercare di dare alla fine un minimo messaggio definitivo a tutte le cose e che sia un po' concreto e tangibile. Alice, ma se in abbinata, perché questo mi era un po' venuto a noi, lo volevo cambiare, lo volevo modificare, se si abbinasse un qualcosa, e cominciai a pensare, e io dissi, ma questi ragazzi ce l'avranno un progetto, no? E allora cominciai a fare un'indagine molto empirica all'interno del mio numeroso gruppo di giovani che lavorano con me, e c'era pareri contrastanti, c'era chi diceva sì, ce l'hanno, oppure no, i giovani si vogliono solo divertire. Io, siccome non credo che sia così, mi ficcai e dissi, ok, allora si fa una prova. Si fa una prova e vediamo, visto che dobbiamo trasformare il nostro vecchio Facebook, facciamo un nuovo Facebook dove ci sia, sì, una parte sempre edonistica perché è bello, è normale, è nel naturale ordine delle cose, però vediamo se questi ragazzi hanno un progetto, creiamo un concorso. Facciamo un concorso che noi, nel nostro piccolo, finanzieremo con delle modalità, con delle finalità precise, dove ci sarà poi alla fine tutta una serie di selezioni e persone che lo giudicheranno e persone competenti, tra cui insomma giusto anche ieri sera ho avuto l'asseverazione di quella che sarà la giuria di quello che credo sia uno dei più importanti, forse il più importante nel nostro territorio come imprenditore, che ha già dato anche lui la sua partecipazione a questa cosa.
E così la cosa è partita un po' per caso, è partita sì. da un sentimento. Poi io conosco... Allora, ecco, qui intervengo, perché come ha detto Marzio, lui ha detto, a me piace dare una possibilità ai giovani, credo molto nella potenzialità che possono esprimere i giovani, e da questa idea ovviamente non ha pensato di tradurla in concreto da solo o semplicemente con i suoi collaboratori, ma proprio perché crede nei giovani ha pensato di avvalersi di un gruppo di giovani donne che sono rappresentate qui da Laura, che hanno un'agenzia di comunicazione, appunto la Webtitude Communication, giovani donne che in qualche modo forse potevano dare, diciamo, erano quelle che potevano dare voce a questo tuo progetto. Ma sai Paola, io credo che nessuno possa parlare meglio il linguaggio dei giovani che non i giovani stessi. Certo. Quelli ormai adulti e maturi come me hanno la presunzione di dire no, io penso meglio, io penso che possiamo anche sbagliare, no? Cioè loro possono sbagliare, ma lo fanno con il cuore e quindi si riprendono. Noi non possiamo sbagliare, dobbiamo stare qua. Io dissi, da solo non lo posso fare. Poi, come quando sempre siamo abituati a gestire un'azienda o più aziende, siamo abituati a strutturarle le cose. Della serie, ognuno deve fare il suo mestiere. Allora, io ho avuto un'idea, però io potrei sbagliare nel portarla avanti. Ci siamo conosciuti, le ho viste, mi sono piaciute, sono giustamente folli come un giovane deve essere, hanno la giusta passione che un giovane deve avere. Ogni tanto... Vabbè. Noi ripigliamo un po', ma stazione. però va bene. Però mi siete trovati. Gliel'ho detto, E loro hanno raccolto con entusiasmo. E le vedi entusiaste. Devo dire la verità, quando le vedi la prima volta, lei è tutta bellina, no? È così, tutta questa, ma... Secondo me saranno affidabili. Vabbè, ma saranno affidabili. Poi tutte donne, sai, queste donne un po'. Queste... E invece le donne. A un certo punto lei, tutte e due, ma lei in particolar modo, che è stata bravissima, anche l'altra naturalmente, mi dice: sì, si potrebbe fare. Io gliela esposi sempre come le espongo io certe volte le cose in maniera un po' brutale, che loro erano lì anche per un'altra cosa. Gli disse, gliela butto male, perché così se la raccolga vuol dire che gli piace, se no no. E le vedi cambiare espressione, sono accese. Allora mi chiesi, no? E mi venne un'illuminazione, disse, ma allora forse non l'ho buttata tanto di fuori. Allora, però ora ce lo racconta Laura come si è tradotta questa idea in concreto, così almeno chi è a casa capisce anche se è persona al quale si rivolge questo concorso. Raccontaci com'è impostato, come si deve muovere chi è possibile partecipante. Vai. Allora, come ha detto Marzio, ci siamo trovati subito quando si è presentato e noi abbiamo solamente tradotto quello che voleva essere il suo messaggio. E quindi questo suo messaggio di aiuto ai giovani si traduce con questo contest che si svolgerà principalmente sul web. Il contest è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni, quindi sia femmine che maschi possono partecipare. Spedendo il loro progetto che può essere sia di formazione che imprenditoriale, specifico di formazione significa che se una persona vuole fare un corso di formazione, un corso per utile al proprio lavoro, può chiedere di partecipare al concorso, oppure un vero e proprio progetto imprenditoriale che rispecchi un'idea, cioè quindi voglio aprire un'attività, voglio aprire un asilo, voglio aprire un'impresa mia, posso spedire il mio progetto e partecipare al concorso. Si accede al concorso spedendo il progetto tramite la pagina Facebook, cioè si trova proprio un modulo dedicato, cioè proprio un modulo dedicato a questo. E i progetti che ci verranno poi selezionati. Quindi il concorso, scusami, è tuttora in fase di svolgimento? Viene lanciato praticamente oggi. Oggi viene lanciato qua, quindi da domani è possibile spedire il concorso attraverso la pagina Facebook
o attraverso il link che si trova e che si troverà presto da domani sul sito di Marzio PHL. Mm-hmm. Quindi la pagina Facebook è la pagina Facebook mettici la testa, questo è proprio il nome giusto del concorso. Devono avere delle caratteristiche specifiche questi progetti, devono rispondere a dei criteri? Allora, è tutto scritto nel regolamento che tutti possono leggere sulla pagina Facebook di Facebook. Uh-huh. E, diciamo, il progetto deve essere veritiero, in quanto che poi i soldi che verranno vinti dal vincitore dovranno essere impiegati per un'effettiva realizzazione del progetto. E non ci sono poi particolari criteri per il progetto, può essere di qualsiasi tipo. Dove si sposa e come la parte imprenditoriale con la parte la chiamata edonistica? Artistica. Questo infatti è un punto molto importante, perché tutti i partecipanti dovranno fare dei casting dove lo staff di Marzio rifarà il look ai partecipanti in base a quello che poi vorranno fare, perché l'immagine, come sappiamo, è molto importante anche in campo lavorativo. Certo. Quindi non soltanto per io mi curo perché mi voglio bene, ma io mi curo perché ho bisogno di presentarmi al mondo esterno in un determinato modo. Quindi qui interviene la parte importante di Marzio, che deve portare a termine questo compito, ed è qui che si sposa la parte estetica con la parte imprenditoriale. Voi avete curato anche la scelta dello stile comunicativo di questo concorso. Sì. Il mettici la testa è, guarda caso, mette insieme più aspetti di questo concorso, no? Cioè è stato scelto proprio... Sì, mettici la testa perché diciamo che oggi ci sono tantissimi giovani che ci stanno mettendo la testa ma non hanno la possibilità di esprimersi come vorrebbero, quindi questo concorso vuol dare loro la possibilità di potersi esprimere, di poterci mettere la testa e poi realizzare veramente qualcosa. E in più Marzio sulla testa, poi legato anche al contesto, insomma, no? Quindi... di lavorare sulla testa, proprio perché Marzio rifarà il look a questi ragazzi. Ecco, quindi poi c'è il concorso, si svolge, detto, su Facebook. Allora, i progetti verranno selezionati a porte chiuse, perché chiaramente dovremo vedere la veridicità di questi progetti. Dopodiché quelli selezionati faranno, i ragazzi selezionati andranno da Marzio per rifarsi il look e verranno intervistati e gli verrà fatto un video. Questo video verrà postato su Facebook e i ragazzi dovranno farsi votare dai propri amici o dalle persone che crederanno nel loro progetto. Okay. I più votati passeranno alla selezione finale, che si svolgerà qui a TVL. Ecco, TVL in tutto questo è media, è un nostro partner. Ecco, diciamo media partner. Quindi oggi, il finale di questo concorso poi lo vedrete in televisione. Ecco, i criteri con cui la giuria valuterà questi progetti, quali saranno? Perché almeno chi si iscrive dice: no, guarda, il mio non proprio ci si fa. Ci sono dei criteri? Quali dici parametri? La giuria iniziale, la giuria, no, o la giuria finale? Che dovrà dare poi, dovrà scegliere. Ok, volevo dire un'altra cosa. Sì. I ragazzi che parteciperanno alla fase finale saranno affiancati da esperti in economia, esperti in immagine e in esperti di risorse umane. Quindi verranno preparati a questo. Ecco. Dopodiché ci sarà una giuria di esperti che li selezionerà in finale. E con quale criterio? Più che una giuria di esperti, ci sarà una giuria di esperti sul campo, perché i criteri dovranno saperli loro, quelli che saranno i giurati. Ogni giurato valuterà secondo il proprio. Perché si parla di persone che hanno avuto un notevole successo imprenditoriale e lo stanno avendo ora, e ce ne saranno un paio. Ci sarà anche un sociologo, perché che sa leggere un po' il mondo. Dovrà capire molto bene, e sarà interessante avere anche un insegnante universitario che viva con i giovani e che capisca
quali sono le loro sofferenze nel caso ci siano dei post laureati che hanno studiato 20 anni. E che poi... Questo non vuol dire che non ci possa essere qualcuno che vuol fare il falegname, va benissimo lo stesso, però ci saranno tutte persone che saranno mature, avranno ottenuto i loro successi nella vita, tutte persone conosciute comunque nella nostra zona, tutte persone che amano i giovani perché sono tutti anche amici, quindi della serie si dice che si somiglia, si piglia, no? Sì, 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 ho capito. Per cui persone di ogni ordine e grado che quando siamo insieme siamo tutti uguali e che riescono a vedere la realtà in maniera sì col sentimento ma anche con la testa per poter scegliere quale sarà il progetto destinato al maggior successo. Io non farò parte naturalmente di questa giuria perché... alcuni li conosco, probabilmente li conoscerò, perché ancora prima di partire c'è già gente che lei la ferma per la strada. Ma quando perché, inizia? Perché quando vogliono arrivare, per cui io non ci sarò, ci saranno persone competenti che giudicheranno in maniera oggettiva quale sarà il miglior progetto tra tutti quelli scelti destinato al successo. Io sono pratica, cosa si vince? Si può... È gratis? No. Anche è grave se ci si scrive pagando. E poi cosa si vince? Allora, si vince una somma in denaro di 1500 euro più un microcredito ad interessi zero di 5000 euro. Insomma, quindi direi che non è poco. In pratica partiranno con 6500 euro. Ecco, insomma. Ovviamente dovranno essere tutte dimostrate, verificate, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Ecco, e non costa nulla iscriversi. No, iscriversi non costa nulla, basta mandare il progetto. No, non costa niente, non basta solo. Basta metterci la testa. Basta metterci la testa. Ci stiamo attivando, Paola e Diletta, per vedere se riusciamo... Questa è già la base di partenza. Sì. Per vedere se riusciamo ad incrementarlo con una cifra pari all'80% di quella che è attualmente. Però per ora sono i 6.000 cifre. Va bene, vediamo. Quindi ci possono essere sviluppi in corso d'opera. E dal tuo punto di vista, agenzia di comunicazione, hai riscontrato che insomma c'è attesa, risponde c'è a un effettivo interesse. Bisogno, un'effettiva necessità dei giovani. Sì, anche perché è stata proprio la mia stessa problematica di quando ho iniziato e ho aperto l'azienda, quindi tutti cerchiamo finanziamenti, un appoggio, non tutti siamo fortunati, abbiamo le famiglie alle spalle, quindi... sicuramente dei soldi per iniziare sono fondamentali. Quindi te ti sei sentita particolarmente partecipe perché l'avevi provato sulla tua pelle. Perché appunto raccontaci invece della tua agenzia di comunicazione, tu e delle tue colleghe, che tu rientri un po' in quello che dicevamo oggi, in quel diciamo gruppo di giovani che il lavoro se lo sono un po' inventato. Sì, noi abbiamo iniziato 4 anni fa, io mi sono licenziata da un lavoro a tempo indeterminato proprio perché volevo coltivare il mio sogno, avere un'azienda mia che si occupasse di comunicazione, e con la mia socia Laria Pratesi abbiamo iniziato in un ufficio e con un computer a fare comunicazione e a diciamo... conquistarci la fiducia delle aziende che tutt'oggi ci seguono. Ecco, il problema è iniziare. Poi dopo, quando uno ha dimostrato che qualcosa sa fare, il problema è trovare qualcuno che crede in te all'inizio. Sì, questo è molto importante. E devo dire che abbiamo trovato chi ha creduto in noi, non i nostri conoscenti, perché poi i conoscenti sono quelli poi che parenti serpenti, qualcuno dice, ma insomma, ecco, evitiamo parenti e conoscenti. E quindi pian piano siamo cresciute e attualmente ci siamo espanse, perché adesso siamo 4 e non più 2. E avete allargato un po' anche il vostro raggio di azione, no? Il nostro raggio di azione non è più solamente su Pistoia, ma su tutto il territorio toscano e anche non solo comunicazione, ma anche organizzazione di eventi. Sì, abbiamo una parte eventi, una parte moda e una parte più di realizzazione di gadget e oggetti personalizzati. E vedi, quindi loro rispecchiano perfettamente un po' quello che è l'idea alla base di questo concorso, perché insomma forse lo hanno sposato così con entusiasmo proprio perché
lo hanno sentito sulla pelle, no? E quindi di sicuro sono quelle che potevano interpretare al meglio tutto questo. Assolutamente. Ecco, abbiamo visto intanto che scorrevano delle immagini mentre parlavamo, quello era il backstage realizzato mentre si girava lo spot che poi vedrete sul web, ma che in versione invece più breve vedrete anche qui su TVL. E che dire, io sono curiosa di vedere dove andremo con questo concorso. Anche perché noi. Sono curiosa perché come te credo che tanti giovani le idee ce l'abbiano. Li abbiamo visti anche prima, giovani che le idee ce ne hanno tantissime, tra l'altro. Quindi io sono convinta che i giovani le idee ce l'abbiano. Non sono abituati forse a manifestarle perché tanto poche volte vengono ascoltati. Diciamo che oggi c'è anche più paura perché si parla sempre di crisi, non a caso nello spot si dice la crisi, che palle la crisi, perché siamo bombardati da questi messaggi negativi. Invece anche attraverso questo concorso si vuole dare un messaggio di fiducia, di speranza. Dire proviamoci e... Quindi andate sulla pagina Facebook e inviate il progetto, perché partecipare poi alla fine non costa niente, c'è solo da guadagnarci. Eh sì, bene. Ma anche perché poi questa parola brutta che si chiama crisi è stata all'origine del successo di quei ragazzi che erano seduti qui di noi. È vero. Perché probabilmente quello era sempre... Uno a fare l'agente immobiliare, sì. Quell'altro a fare il consulente finanziario e andare a fare le partite di calcetto la sera per divertirsi un po'. Ma infatti, la crisi abusa l'ingegno. Cioè, la crisi è una cosa che deve rimetterti in gioco più di prima, perché in pratica quando sei giovane hai solo un grande capitale te stesso e non hai niente da perdere. Mm-hmm. Hai solo da guadagnare qualunque cosa tu faccia. Per cui questo concorso è comunque, se vogliamo... Il primo modo che loro hanno per mettersi in gioco rischiando zero. No, è vero. Al limite divertirsi, al limite conoscersi, al limite trovarsi insieme ad altri ragazzi che hanno progetti simili e complementari, per cui lo stare insieme tra chi vuol fare, noi crediamo sia sempre una buona cosa. Sicuramente attiva energie virtuose. Ecco, sicuramente l'incontrarsi, lo scambiarsi le idee, mette in moto meccanismi che di sicuro non sono negativi. Per cui... di sicuro conviene partecipare e su questo non ci piove. E poi, insomma, quando ricapita, chi vi dà un'occasione? Ecco, per cui, come è una piccola occasione, Paola. Ma come si diceva prima, non tutte le fortune sono fortune e basta, bisogna anche saperle cogliere. Allora, pronti, via, cogliamo le occasioni e vediamo che succede. Non si cambia il mondo, però, insomma... Vediamo. Sono piccole occasioni, anche se loro hanno scoperto che con quella cifra si fanno un sacco di cose. E loro sono state bravissime. Assolutamente. Sono state bravissime. Da chi può cominciare a fare la blogger, da chi si vuole allestire uno studio, un sacco di cosettine. No, ma infatti... E poi vedremo, perché se va bene come pare vada, ce ne sarà una seconda e allora io cercherò le persone che saranno nella giuria di metterne in mezzo anche loro, perché non mi riesce a farlo bene. Va bene, ti riesce a coinvolgere. Un altro. Le sinergie, dicevamo prima, le sinergie, bene, anche qui le sinergie funzionano. E allora, complimenti, belle tutte le idee di oggi, belle, danno quel che di positivo. Che di speranza e di fiducia. Ecco, e allora forza, avanti, guardare avanti col sorriso. E allora noi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla nostra trasmissione. Chiudiamo un po' in corsa con la voce di Manuela, che ringraziamo di essere stata con noi, e complimenti. Grazie. Complimenti, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. A venerdì prossimo. Ciao ciao. Buon weekend. Bimbo girl in a fantasy world. You dress up, make your tie. You're my dolly, you're my doll. Rock and roll, feel the glamour in pain. Kiss me here, touch me there. I keep funky. You can touch, you can play,
if you say I'll miss you're my Barbie girl in a Barbie world, like in a plastic, it's fantastic. I can brush your hair, address your reward, imagination, life your creation. Oh yeah. Come on Barbie, let's go party. Oh, oh, oh. Come on Barbie, let's go party. Come on, come on. Make you walk, make you talk, do whatever in that place. You can tap like a star, you can bet on your knees. Come on, jump. Being both friends, let us do it again. It's the time, fool around, let's go party. You can touch, you can play, if you say, I'm your. Come on Barbie, let's go party. Come on, you're my Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic. I can brush your hair, I'll dress everywhere, imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Oh yeah. Come on Barbie, let's go party. Come on, come on. You're my Barbie girl in a Barbie world, life in a plastic, it's fantastic. I can brush your hair, address your every word. Imagination, life is your creation. Come on, come on. Grazie, grazie, grazie.